quest'anno, ma è un fatto consolidato. E quindi io ringrazio l'ente Mostra, ringrazio l'assessore Paolucci, che, come giustamente ricordava, all'inizio del suo mandato in regione ha trovato che praticamente il sostegno della regione all'ente Mostra era praticamente azzerato. Quindi va dato atto a lui e all'istituzione regionale del percorso che è stato fatto, passando anche attraverso diciamo, meccanismi che hanno visto direttamente coinvolto anche il comune per agevolare il raggiungimento delle soluzioni e poi finalmente quest'anno con l'obiettivo raggiunto che prima è stato ricordato. Diciamo, questa triennalità mi fa pensare alle tappe di avvicinamento al giubileo della mostra e come usa fare la Chiesa Cattolica che insomma, ha esperienze di giubilei da svariati secoli. Non è da lancio una proposta alla mostra. Non è, sarebbe un'idea quella di fare una programmazione adesso che diciamo, c'è questa garanzia per i 3 anni, una programmazione triennale in modo tale che si crei questa ansia di cui parlavamo prima con Silvia Moretta, già a partire da quest'anno nella prospettiva del cinquantesimo, con tappe di avvicinamento che potrebbero anche essere diffuse sul territorio, ad esempio l'iniziativa che vede coinvolta l'Aquila potrebbe essere una di queste.